Era già da un po' di tempo che sui gruppi di Telegram giravano una serie di foto riguardanti Kokeshi, dato che lei appunto è arrivata e ha fatto un video per spiegare bene la questione. Infatti su Telegram ci sono vere e proprie community di persone che possono scambiarsi liberamente materiale senza alcun tipo di censura o altro. E su questi gruppi, queste community di Telegram, sono iniziate a girare queste due foto in coppia di Kokeshi. Una dove c'è appunto una ragazza sdraiata con i capelli azzurri, che ovviamente io vi metterò censuratissima perché questa cosa qui è soltanto per farvi capire di cosa stiamo parlando e non per divulgare assolutamente materiale di questo tipo. Che lei ha abbondantemente smentito il video dicendo che non si tratta assolutamente di lei. Ovviamente quella l'avete censurata, ma la tizia in questione, la foto originale, è nuda. Non si sa ancora quale sia la vera identità di questa tizia, ma meglio così, raga, non vogliamo saperlo. Invece c'è un'altra foto dove appunto c'è il suo tatuaggio, e questa qui era abbastanza evidente che si trattasse di lei, su cui lei si è espressa spiegando che in realtà tutto questo non è altro che un Photoshop. Ma adesso vi lascio alle stories, così sentite bene la sua spiegazione. Detto questo, vi lascio appunto alle suddette stories. Lasciatemi un commento qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate. Non chiedetemi di postare le foto non censurate, perché raga, non lo faccio, né su Instagram né dove volete, non lo faccio, non ve le mando. Noi ci vediamo un prossimo video, linea allo studio. Uno sotto all'ultimo video mi ha commentato con varie minacce, dicendo che io non mi devo mettere contro il popolo di Telegram perché poi ne sento le conseguenze. Ragazzi, cioè a me non... Cioè, ma chi ve se incula? Poi un'altra questione che vorrei chiarire è il fatto del... Sì, però ce n'è un'altra di foto che gira con la tua tetta di fuori. Sì, grazie, grazie. Lo so benissimo, lo so. È che non ho avuto voglia di citare quella foto nel video perché penso che sia il problema minore, visto che il capezzolo non è mio perché è stato photoshoppato. È il capezzolo di qualcun altro, raga. Sopra la mia vera tetta, che io avevo censurato anni fa, cioè è una foto vecchia, quindi non lo so, se vi piace pensare che quello sia il mio capezzolo, chi sono io per fermarvi? Ma poi, boh, quando è che vi rendete conto di quanto cazzo siete sfigati, raga? Davvero state lì a cercare tutto il giorno pezzi dei miei capezzoli? Ma non avete altro da fare? Ma non lo so. E ultima questione che voglio chiarire, perché dopo quel video siete diventati tutti improvvisamente avvocati. Mi chiedete, mi fate spesso questa domanda sotto al video: Karen, ma se non sei veramente tu nelle foto, allora perché hai denunciato? Forse per diffamazione, cosa ne dite? Visto che queste pagine Telegram e queste pagine Instagram insinuavano che nelle foto fossi io, ne va della mia immagine, quindi io posso denunciare quanto mi pare, ragazzi, dai, non improvvisatevi, avvocati di sto cazzo. Ultima cosa che ci tengo a dire al popolo di Telegram, ragazzi, fatevi una vita, siete di una nerdaggine che... A me piacciono i nerd, ma voi siete imbarazzanti, ragazzi.